Allora, il WWF non è soltanto un'associazione ambientalista che si occupa di questo tema parlandone dall'alto, ma è un'associazione che è stata danneggiata dall'ondata nera. Ricordiamo che il WWF ha un'oasi a Melegnano, un'oasi importante proprio sul Lambro, e che le sponde dell'oasi sono state danneggiate dall'ondata nera. Non solo, è che il nostro centro di recupero degli animali selvatici del Crasso di Vanzago ha recuperato gli anatidi che sono stati compromessi ovviamente dalla spennellata di idrocarburi, che quindi hanno dovuto essere ricoverati, curati per l'ipotermia, smacchiati, realimentati e poi reintrodotti in natura. Quindi è una vicenda che ci ha toccato particolarmente, proprio per quello la nostra costituzione di parte civile nel procedimento penale che verrà è una costituzione non soltanto simbolica, ma una costituzione anche reale, perché in prima persona ci siamo occupati di questo ecosistema. Il Lambro, partiamo velocemente anche ricordando una cosa, forse tanti non lo sanno, ma il nome pare che derivi dal greco lampros, che vuol dire chiaro, trasparente, ed è questo l'obiettivo che vorremmo fosse riportato al Lambro. Una serie di date di cui abbiamo parlato anche nel Convegno Nazionale sui fiumi che si è tenuto a Roma, organizzato dal WWF Italia con le autorità di bacino, il patrocinio del Ministero e della provincia di Roma. I dati ci raccontano che il Lambro ha conosciuto un'evoluzione che dovrebbe arrivare ovviamente dalle varie tappe che ci hanno visto come protagonisti anche di un primo censimento nel 95 e di un secondo monitoraggio proprio quest'anno che è confluito nella Giornata Nazionale sui fiumi, a una strada che va verso, si pensa al 2011, questo contratto di fiume che rappresenta una scommessa per il Lambro per raggiungere finalmente questo buono stato ecologico. Che tipo di rilevamento abbiamo fatto come associazione? Un rilevamento che si basa su quell'ecosistema proprio delle fasce fluviali, dalla sorgente fino al Po. Sono 130 km, nel 95 ci hanno aiutato 108 studenti, nell'ultima campagna invece l'attività è stata condotta direttamente dai volontari. E questo ci ha permesso, mi permetto di entrare in leggerissima polemica col presidente del Parco Valle dell'Ambro sulla funzionalità e sull'utilità invece di questi famosi rovi, arbusti, eccetera. Ricordiamo che gran parte dell'importanza del fiume dal punto di vista ecologico, perché quello è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, dipende anche da come il fiume sia capace di supportare le comunità viventi che si trovano sulle sponde. E noi sappiamo che canneti, siepi e una vegetazione secondaria hanno una funzione importante per la fauna selvatica, e quindi rispetto all'idea di un paesaggio ordinato, prato all'inglese, l'idea invece di questi ecotoni, insomma, per noi è particolarmente importante. Dal 95 ad oggi le situazioni di criticità note qua sono evidenziate, dipendono, è già stato detto in precedenza dagli altri relatori, in gran parte da uno squilibrio dal punto di vista dell'antropizzazione del territorio, per cui la parte a nord più urbanizzata ha portato sostanzialmente alla perdita da parte del territorio delle capacità di permeabilità e di assorbimento ovviamente dell'acqua, tale per cui alla fine un fiume che dovrebbe avere un corso, un andamento più o meno medio durante l'anno, in realtà spesso e volentieri si riduce a quella che è una fiumara, complice anche il cambiamento climatico. E qui arriviamo. Rispetto al cambiamento climatico, che cosa viene in evidenza? Noi abbiamo come Italia, e qui è il nodo che viene al pettine di cui non è stato parlato fino adesso, noi abbiamo una grossa responsabilità dal punto di vista del sistema legislativo. Noi abbiamo ancora un sistema legislativo acceprato, per cui l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di acque, in materia di legge Seveso, che vuol dire imprese a rischio di incidente rilevante, e in materia di danno ambientale, sono ancora demandate a un governo centrale, che le attua con un ritardo spaventoso. La direttiva acqua è stata attuata con un ritardo di 3 anni. La direttiva alluvioni, che è quella che prevede che in casi eccezionali, quindi in cui il fiume rischia di tracimare, debbano essere attivati una serie di interventi emergenziali, è ancora sulla carta, perché se è vero che esiste un decreto legislativo, il 49 del 2010, che prevede che sia attuata questa normativa, in realtà non lo è ancora. E lo stesso vale per la normativa Seveso, che ha dimostrato le sue carenze sotto il profilo del finanziamento di un sistema di controlli proprio in occasione dello sversamento della Lombarda Petrolio. Allora, rispetto a questa problematica c'è un primo snodo che va risolto. Lo snodo, in primo luogo, legislativo, quindi vuol dire avere una tempestiva un tempestivo recepimento di quelle normative che possono condurre a un sistema gestionale coordinato,
E il secondo è un problema invece di tipo gestionale, cioè come organizzare degli interventi coordinati su un ecosistema come quello idrico, che non conosce confini amministrativi, che richiede l'intervento di più competenze e che soprattutto richiede un'attenzione ordinaria e non straordinaria. Allora, una di queste proposte, uno di questi esiti può essere il contratto di fiume. Il contratto di fiume si pone l'obiettivo di mettere al tavolo tutti gli interlocutori interessati alla partita fluviale, quindi le amministrazioni, le associazioni, i cittadini, le autorità di bacino, i gestori del servizio idrico integrato, per portare a delle soluzioni globali di quello che è il raggiungimento dello stato ecologico buono del fiume e la risoluzione contestuale di una serie di problemi di tipo idrologico. La soluzione, una delle soluzioni di cui si può parlare, che sono state accennate anche dai precedenti relatori, è quello di preferire interventi di regenerazione idraulica forte o strutturale, insomma, basati sulla cementificazione degli alberi. Altre soluzioni che invece utilizzino la presenza di una serie di spazi naturali, inedificati, con valenze ecologiche molto importanti, per fungere da naturale cassa di espansione e riqualificazione. Gli esempi ci sono, noi abbiamo queste due osi, le ho chiamate la mamma e l'ultima nata, l'osi del bosco di Montorfano a Melegnano, che dal 90 ha visto proprio la riqualificazione importantissima di questa ansa del fiume, fruito parco cittadino, dal punto di vista faunistico abbiamo emergenze veramente rilevanti, quindi un esempio di come un territorio degradato può diventare un'osi naturale con funzioni anche idrauliche di naturale espansione del fiume senza ricorrere alle vasche di laminazione. L'ultima nata è la levadina San Donato Milanese, anche in questo caso è un'area di esondazione dell'Ambro che è stata riqualificata e che può svolgere queste altre funzioni. Questo è il Lambro a Montorfano, la nostra osi, a febbraio dopo il passaggio appunto dell'ondata nera, e queste le prime indagini di identificazione delle aree che possono fungere a questo obiettivo congiunto, quindi di rinaturazione e di area di esondazione. Come associazione ci siamo anche posti l'obiettivo di fare un po' il punto sotto il profilo normativo di quali possono essere gli strumenti per risolvere e evitare emergenze di questo tipo. È una delle tesi importanti che sono state fatte nell'ambito di un master a cui partecipa il WWF, è proprio una tesi che ha avuto ad oggetto il Lambro e che ha focalizzato le problematiche su queste tre normative, quindi la normativa Seveso, la normativa sulle acque e la normativa alluvioni. Rispetto a questo punto, e mi avvio in conclusione perché poi anche Damiano insomma ha molto da dire su questa questione, c'è sostanzialmente l'aspetto della programmazione dei costi. L'aspetto della programmazione, il contratto di fiume può anticipare queste lentezze croniche normative nazionali, portando avanti con un modello partecipativo e volontario delle soluzioni che questo territorio si merita, perché ha anche capacità progettuali, ha voglia di innovazione e voglia di riscatto, e questo è importantissimo, soprattutto è un percorso partecipato che risponde agli obiettivi della direttiva acqua. Sotto il profilo finanziario, perché tutti questi interventi hanno un costo importantissimo, perché ha un costo di progettazione e un costo di riqualificazione, e qui arriviamo allo snodo. Allora, noi abbiamo una normativa sul danno ambientale che deriva da una direttiva comunitaria, che ha una norma, si chiama l'articolo 311 del codice dell'ambiente, che dice che i danni ambientali vengono risarciti non più come succedeva prima alle regioni, alle province, ai comuni che possono azionare questo risarcimento e riportarsi in cassa tutti quei costi che sosterranno direttamente per riqualificare il territorio, ripulire le sponde, ricreare il fiume, sistemare i depuratori. No, non è più così, perché nel 2006 l'articolo 311 dice che l'unico soggetto che può vedere risarcito il danno ambientale è il Ministero dell'Ambiente. Dal 2006 ad oggi il Ministero dell'Ambiente non ha emesso una sola ordinanza di risarcimento del danno ambientale. Quindi questo vuol dire che le associazioni ambientaliste, i comuni, le province e le regioni che hanno subito il danno ambientale se lo devono accollare, risparmiando e quindi lasciando l'arricchimento rispetto a questo costo che è stato scaricato sulla collettività in capo al privato. E questo è il grosso limite che dobbiamo riuscire ad affrontare dal punto di vista normativo prima che gestionale, perché sennò quando la provincia si costituirà parte civile chiederà i danni materiali, ma non potrà chiedere il danno all'ambiente di cui la provincia per prima è titolare.
L'associazione, quando si costituirà parte civile, chiederà risarcimento del danno che ha subito la propria oasi per aver curato gli animali selvatici gratis, aver pagato, investito, averli liberati, per tutta l'azione di rinaturazione che si dovrà fare per andare a ripulire le sponde e ricreare quei sistemi, quegli ecotoni importanti. Ma il danno all'ambiente come valore primario, che è anche un valore di deterrente, insieme ai controlli di cui è stato parlato, chi lo risarcisce? Ai soggetti che veramente hanno il diritto di essere risarciti. E questo è il punto nero, più nero dell'ondata, scusate, dell'ondata del petrolio. Grazie.